Vogliamo una città a misura d'uomo, dobbiamo essere l'esempio per le altre città. Noi la seguiamo, la sosteniamo e noi vogliamo una città pedonale. Siamo pronti a superare con lei qualsiasi tipo di ostacolo, vogliamo una città nella quale si respiri finalmente. Napoli è una città troppo bella per morire di smog. No, certo, solo dica, è solo l'inizio, per non inizieremo tutta la città. Ma questo è... Cari ciclisti e pedoni, sono contenta che siate qua, avete visto l'amministrazione come promesso ha messo in campo un progetto molto ambizioso, voglio frenare gli entusiasmi di tutti, oggi ha funzionato, ma deve funzionare, oggi però sono come le prove generali, deve funzionare tutti i giorni anche senza i vigili così massicci in strada, quindi è importante la vostra iniziativa verso gli altri cittadini, non solo che ciascuno di noi vada a piedi, usi il trasporto pubblico, usi la bicicletta, come facciamo noi. È un miraggio. E quindi è importante che quello che oggi abbiamo fatto sia così tutti i giorni. Poi vogliamo fare molto di più, però noi siamo naturalmente preoccupati perché nei prossimi giorni potrebbe tornare tutto come prima, per cui voi siete importanti per sensibilizzare, per fare campagna di opinione, perché noi lo sapevamo che la maggioranza dei cittadini è d'accordo con noi, però da qualche parte bisognava cominciare, abbiamo cominciato, abbiamo messo in campo tutto quello, l'informazione, i problemi, le assemblee, tutto. Tutto questo ci porterà pian piano in una direzione della sostenibilità in questa magnifica città. Ognuno di noi farà la nostra parte, il sindaco si è affacciato, vi posso assicurare che in questi giorni ci siamo tenuti con lui in stretto contatto, perché sapete non sono mancate le critiche, e lui mi ha sempre detto vai avanti, questo è il nostro obiettivo. Questa è la strada che vogliamo, la nostra strada, non quella occupata dalle autorità.